Amici, benvenuti a Passione Sport. Ma ricomincia, è vero, hai ragione. Oggi però... puntata assurda, Piero, perché mi sento a Passione Sport. Anzi, non ci sarà dopo di noi Passione Sport, perché ormai siamo soltanto noi, faremo tutte cose insieme. Infatti parleremo tipo di pallavolo con Mimì Aiuara e Mila di Milesciro. Abbiamo ospiti di cross, motocross, ping pong, sumo. Ci sarà Sandello a letto per il sumo. E chi da chi mangia, come si chiama? Le mangia sempre i panni, no? Come si chiama questo? Capere caro. Poldo. Quindi il piccolone. Ci presenta sarà. La cosa nostra. Va bene signori, allora abbiamo scherzato. Magari arriverà a condurre un programma come Passione Sport. Io ci spero. Siamo qua a Canale 8, spero di liberarmi di Piero Gatto al più presto. Però siamo sempre qui all'edicola di mister Piero Gatto. E Salvo Sorci. Bentrovati, allora dopo una bella scorpacciata di cultura che mi sono andato a fare, diciamo, in giro per l'Italia, anzi proprio il... Io a Milano, credimi, andato là e non sapevo come fare il check-in, come fare il check-in, veramente, la valigia di cartone, salvo. Ma infatti ero partito per sempre, Piero, ero partito è per buono, sempre. Poi scendendo a Roma ho visto che c'era l'inaugurazione di mostra di Andy Warhol, quindi oggi ho dato un omaggio a Andy Warhol, poi ce lo spiegheranno i nostri ospiti. Avanti, che, abbiamo gli ospiti. Abbiamo gli ospiti. Oggi cose proprio del lusso. No, dai, raccio mi sa che... come gioco la tele con la fotocamera. E ora abbiamo Anna là, guarda che beve un cuore. Abbiamo Dylan. E abbiamo uno da che cosa è? Che... il ragazzo dell'acqua. Il ragazzo dell'acqua che poi ci, poi ci porterà all'acqua. Presentiamo i nostri ospiti. Ma perché devo presentare io? Scusa. E quello da presentare. Poi chiamo il tu, non l'ho capito. Chiama... presentiamo il nostro... dai, Anna. Andiamo in ordine. Inquadriamolo subito. Guardatelo. Stiamo inquadrando. E facciamo un primo. Facciamo un primissimo piano. Guarda, un dettaglio proprio della verità che c'è lì. Uno spettacolo. Lo riconoscete? Non lo riconoscete? Beh, ve lo diciamo noi. Il grandissimo Pietro Liberti. Un applauso. Grande Pietro. Grazie. Numero uno. Un grande. Allora, quando uno dice. Procurato su tutto il procuratore. Infatti se vedete ci sono i rischi del mestiere, li porta sul corpo. Ragazzi, visto? Pietro, si serve una procura. Pietro guarda, veramente per un ragazzo era nel motore. Piccolo spartitraffico, no, guarda che bene tutto di già. Uno spartitraffico l'ho preso in pieno e l'abbiamo qui per Milano, lo stavamo perdendo. No, ma lui tipo si è, cioè, per la trasmissione, per noi, giustamente. Allora, Pietro. Grazie Pietro, intanto grazie, di essere venuto. Grazie a tutti e grazie. È veramente saluto. Per noi un onore avere Pietro Liberti, che ricordiamo il fiore all'occhiello di Pietro Liberti, chi è stato, dai, ricordiamoci. Era l'occhiello forse l'unico, sono Giorgio Corona, però è la cosa importante che abbiamo fatto un percorso insieme dalla promozione normale alla Serie A, e questo vuole essere un monito per tanti che pensano che si arrivi in Serie A solo col grosso nome, non è così. Ma ce la racconti una cosa, grazie, che qua, no, questa non è una trasmissione normale, giù, qua si raccontano questa cose... questa non è una trasmissione. Non è neanche una trasmissione. Cioè, qualche cosa di spiritoso, di simpatico che è accaduto con il nostro amico Giorgio, che ti, un aneddoto che magari ci può fare, ti fa piacere ricordare. Sì, no, non, più che aneddoto è stata una promessa che ci fecimo dopo... i 19 gol in Serie D a Milazzo, dicendo che insieme dovevamo arrivare in Serie B, e poi arrivò la Serie B, ci fu pure un anno di Serie A importante a Catania, aneddoti tanti, insomma siamo molto amici, siamo ripeto un percorso di 10-12 anni insieme che ci ha legato in una certa maniera. E quest'anno a Messina lui lo vive sempre da numero uno, perché vedo Giorgio, la forza di Giorgio è che ovunque va, può essere in A, può essere in promozione, Giorgio è sempre... La fortuna di Giorgio e la lungimiranza di Pietro Lomono, che è quella non solo di aver preso un ragazzo di 41 anni, perché è stato quello che anche quest'anno all'inizio è stato l'unico a tenerli a galla, ma ha preso un uomo... una guida, un qualcosa di completo, credo. Allora, però l'ultima... Ma intanto cosa gli danno a mangiare? Perché questo a 40 anni sei sempre più forte. Che gli date a mangiare, Pietro? È birro, perché è birro, Giorgio. Piero Gatto, un attimo solo, inquadratemi una... Allora, Piero Gatto, ultimamente sta cercando di trovare il coraggio per fare outing. Vero. Allora, a me vero. Dispiace per la famiglia, a caso conosco i figli, conosco la moglie, vero, però vero. Lui mente a tutto il mondo, perché Piero Gatto è... outing. No, come sei tu?
dai, lo dobbiamo dire. Stai facendo Audi, è verde, chi è verde, quello è verde. Siccome ormai tutti lo dichiarano questo tu essere, lo dichiari pure, sì, ma sì. Anche perché facciamo più pubblico. Con Salvo finalmente, dai, lo possiamo dire. Ammazza, tesoro. Allora, abbiamo l'ultimo acquisto di Pietro Liberti, che lo abbiamo qua, che è il nostro Giuseppe Polito. Un applauso incredibile, un applauso, mamma mia, mamma quest'anno, mia. Quest'anno Giuseppe è entrato nelle grazie di Pietro Liberti e mi auguro che possa di nuovo calcare i campi che, insomma, Giuseppe merita, dai. Merita campi di categoria superiore, dai. No, ma sicuramente, merita pure meno schiaffoni, perché è un ragazzo educato. No. Beh, lo possiamo fare venire un attimo? Scusa, deve venire. Catarazzamorale una boffa per tutti. Allora, Giuseppe, il boff si ci può onorare. Si ci può onorare perché si ci posso onorare. Guarda, è stato il nostro record. Ascolto Giuseppe Polito. La cosa bella è stata, dice, qual è stata la svolta della tua carriera? Questa. Lo schiaffo e poi l'ha preso infatti Liberti lo schiaffo di Polito ci ha fatto fare successo ed è stato uno dei momenti più romantici dopo il duello a mezzogiorno di fuoco di Mutolo e Gerardi. È stato forse una cosa bellissima. Io so che lui non ne vuole parlare, non è che deve parlare, ne stiamo parlando noi. Tu quando hai voglia, tu se c'è una tempolata, tanto non ne parlerà nessuno, solo noi ne parliamo. Perché di Zabboffa ne parliamo solo noi, perché abbiamo avuto televisione che si dice, noi non sappiamo. Ma vero, come mai quelli delle catacombe non hanno parlato? Che sono sempre informati. Polito. Allora, questo Campofranco, Giuseppe, si è stato. La regia, intanto, abbiamo detto Campofranco, quindi io avevo preparato una cosa per Campofranco. Le parole chiave erano Campofranco e Brucculeri, quindi vi ricordo, diciamo, che queste sono delle parole che devono essere accompagnate con un suono. Io ho detto sono parole accompagnate da un suono. Speriamo con questa cosa. Ma che dà, tanto lui non ce la fa arrivare a quell'ora, già si è scoricato. Oh, vedi che... No, non ce la fa quello. Questa la tagliamo, tagliamo niente. Dai. E allora, Polito, ci siamo salvati alla grande, oddio. E all'ultimo ci siamo fatte queste quattro partite di salute. E com'è andata, dai? Che ci dici di bello quest'anno di Campofranco, dai? Ah, intanto a parte che è incominciato con... sa a dire, ci stai se tu a Mazzara? Non è che quel pane... sei stato ammazzato alla corte dell'imperatore imperatore Brucculeri e poi sei tornato nella tua Campofranco, ma la sua, ormai alzato ci sono facendo. Allora, c'è via Giuseppe Polito, insomma, stanno cercando sì, ormai. Allora, cose. Dai. Vabbè, intanto buonasera. Ah, vero, ma hai visto? È un ragazzo educato. Continua Giuseppe. Dai. Niente, l'avventura a Campofranco è stata un'avventura che mi ha, diciamo, ricordato i vecchi tempi, ecco. Insomma, mi ha dato grossa gioia, anche perché ho messo a tacere certe persone che in passato non credevano in me, ecco, hanno pensato male di me, ecco. Perché? Io sapere tipo da te, no, che lo conosci, voglio dire, tipo da quando ancora era tipo uno spermatozoo, giusto? Che era spermatozoo che dribblava gli altri spermatozoi. Dico, era messo, mio compare, è giusto, quindi ma perché? Ciao Franco. Perché? Perché che è lo spermatozoo? Scusa, in qualche modo va arrivare. Nel senso, io perché tipo queste voci attorno, comunque sia, cioè, un ragazzo che forse arriva a momento ha fatto meno di quanto il suo potenziale può esprimere. Il calcio è strano perché di Giuseppe Polito, insomma, la Sicilia non dico che ne è piena, ma ce ne sono ce n'è qualche di Giuseppe Polito in giro che non ha raccolto quello che in effetti merita, che Giuseppe merita veramente delle piazze diverse. Ha avuto delle piccole chance, però vedi, quando non si ha accanto un Pietro Liberti fin dall'inizio, purtroppo c'è... Pietro Liberti, il nostro codice IBAN in sovraimpressione, esatto. Adesso da domani una serie di procure che arriveranno, il 20% sarà per l'edicola di Gatto e Sorci, quindi per non avere procuratori, perché oggi il calcio... Non è un fatto di Pietro, è il fatto di qualcuno che
segue effettivamente. Non... Ma, scusami, ma il procuratore cosa fa? Deve seguire soprattutto le momenti di difficoltà, deve cercare di non sbagliare la piazza, perché se un ragazzo, facciamo un esempio recente, va a Mazzara, dove cambiano tre allenatori, 10 dirigenze, non prende un euro, è normale che non raccogli niente tu anche dal ragazzo, perché troverai un ragazzo depresso, debilitato, senza soldi, con i suoi problemi. Dico, così come abbiamo fatto l'esempio di Mazzara, anche l'esempio di Pomezia, San Benedetto, il compito del procuratore è informarsi su chi è il presidente, su che tipo di società è, che tipo di sistemazione gli danno, metterlo nelle condizioni sicuramente di poter esprimere tutto il suo potenziale. Cambio di microfono nel frattempo, c'è qua tutto in cosa diretta. Che non è stata fatta secondo me su Giuseppe, ma assolutamente, perché Giuseppe, io ho il piacere di assisterlo assieme sempre al mio socio Giuseppe Pirano, però su Giuseppe bisognerà ricostruirlo, bisognerà portarlo in Serie D, ed è, non è una gran categoria, ma dove dovrà fare la differenza per poi andare in Lega Pro Unica. Abbiamo perso degli anni importanti e dobbiamo recuperarli. Questo è vero. Hai detto una parolina magica, presidente. Accanto c'è un vero presidente. Un vero signore, no, per parte. Che è l'avvocato Giovanni Castronovo. Buonasera. Un applauso a Castronovo. Un applauso. Che allora, oggi però senza consuete difese, no, andiamo all'attacco, difese, però, perché no, oggi consuete difese niente. Dobbiamo allora, intanto dobbiamo dire che Giovanni Castronovo, che oltre che ad essere un grande, perché è un vincente, cioè, perciò te, io lo seguo su Facebook e mi smuove in niente. È vero, Sì, perché ogni tanto mi spunta, questa è la bolletta che mi dovete giocare, hai pigliato tutte. Ma non fa, delle scommesse, la pagina Facebook è sua. Ora, dove è, ma sono fa soli, queste cose. No. Però non sono pubblicate quelle perdenti. Ah, ecco. Io non so. Vabbè, ma non è... Cioè, va a singe. No, cioè, se li compro. Chi fa Vincenzo? Ecco, dammela a me. Che l'hai scoperto. Ragazzi, è un grande... Seguite i consigli di Giovanni Castronovo, che lui ogni tanto li dà. Sì. I consigli, perché dice, perché vincere solo io. Mi sembra... A bello se riuscisse a favorire gli amici non è giusto, ma infatti adesso avremo le scommesse tipo di Castronovo sui playoff di eccellenza e promozione, perché adesso qua ti voglio, vabbè, dai, una volta si giocano pure, sì. Si giocano pure, però non potremmo, tutte, c'è qualche squadra dove potremmo arrotondare, allora Giovanni, tu sei ad Agrigento con là che vinci i campionati. Vai, vabbè, dai, aveva passato tempo nella Parma, vabbè, dai, che sono vicino di casa e rischi di vincere il campionato alla Parma. Ma com'è il suo discorso? Che è successo? Non penso sia merito mio, ma degli allenatori con i quali ho avuto il piacere di lavorare. Vabbè. Perché ovviamente hanno costruito delle buone squadre, degli ottimi collettivi. Ad Agrigento il primo anno abbiamo sfiorato la Serie D, soltanto a 10 minuti alla fine col Città di Cava. Abbiamo perso la Serie D per un fatto, insomma, episodico che poteva capitare. Il secondo anno abbiamo costruito una squadra che era ovviamente al di là della categoria. E quest'anno, diciamo, abbiamo cominciato con grande entusiasmo, programmando la stagione per una salvezza tranquilla. E quest'anno ho avuto la fortuna di avere la possibilità di lavorare insieme a Mister Mutolo, che... Devo dire, qui ci sono anche due giocatori che hanno avuto alle sue dipendenze Mister Mutolo, che è il vero valore aggiunto della Parma, perché creare una squadra che era retrocessa, è stata ripescata, non era facile. E devo dire che a questo punto, senza, come dire, falsa modestia, devo dire che bisogna riconoscere i meriti di competenza calcistica di Mister Mutolo e di tutta la dirigenza della Parmaval, perché alla fine vincere ad Agrigento è stato bello, ma è stato anche facile con quella squadra, con un budget assai ridotto, e arrivare a fare i playoff, quindi arrivare anche prima rispetto a piazze blasonate, obiettivamente un merito ce lo vogliamo riconoscere. Però Giovanni, ascolta, io, tu sai, io sono molto vicino alla Parma, quindi tu nel senso che ci stai proprio accanto. No, lui
lui col violino è bravo. Cioè. Però sarebbe allora, stato bello, ti ricordi allora, quando hanno fatto tipo la domanda a Mourinho dopo la vittoria dei quarti di finale? Dice, ma come, allora hai fatto entrare a questo? Dice, hai vinto la partita. Hai fatto entrare a quell'altro? Dice, ti ha segnato dopo la partita? No. Cioè, che qual è il segreto? La risposta no, è stata bella. No. Allora, venivamo dalle bollette. No, signori, non c'entra niente. È allora, grande programmazione, allora, tutto. Giovanni Castronovo, giustamente, fa il suo mestiere, perché ogni decano non è che c'è lui il resto scuola, lui fa il suo mestiere e ha fatto bene, perché ha nominato giustamente Corrado Mutolo, che gli vanno tutti i meriti, perché mancavano i cani, stanno seguendo a Corrado Mutolo, che sta correndo, cioè. E allora comunque Mutolo secondo vuole ritornare a giocare, credo ogni mattina che mette il run-tastic, perché ha messo che corre, infatti può essere che domenica domenica scendono in campo degli allenatori, bravo, chissà, secondo bravo, me. Bravo. Allora, fammi finire un discorso sull'avvocato Castronovo, perché ha fatto una giusta parentesi, però io che vivo la Padmonval, quello che c'è stato quest'anno non c'è stato negli altri anni, perché anche abbiamo, non dimentichiamo di Tamayo, però io dico che la gioventù, la salute, la Rizzi da vicent'anni, ben abisso di Antovini, ormai quelli sono vecchi, la differenza rispetto alle altre la differenza rispetto alle altre società, che la dirigenza è allargata a tante persone, che ognuno ha un piccolo compito, però nell'economia è importante. Sì, ma sono vecchi. Per carità, però alcune volte la saggezza in alcuni momenti è importante. Ho capito, però ho capito una cosa, allora, dato che tutti questi vecchi messi lì, ecco cosa ci fa Roberto Catalano là in Roberto dai. No, perché lui è pronto, perché giustamente... Ciao, però c'è clienti. Roberto non c'è clienti, prende le misure, capito? Perché le misure, Roberto Catalano, già sei rimasto. Prossimo allenatore della Parma, me lo diamo questo scoop, è Pino Barbata. Dai, così. Perché Roberto Catalano ha poco interito. Già è pronto. Salutiamo sempre a Pino Barbata. Grande Pino Barbata, l'anno prossimo insieme allora, a Pacec. Allora, suo signore vuole. E allora, il Castronovo è Edi Tamayo quest'anno hanno portato una ventata di freschezza in un ambiente dove prevalentemente c'era la famiglia, perché la Padmonval è una famiglia ed è come tutte le famiglie all'antica, c'è Edi Tamayo, c'è Bino, c'è come tutte le famiglie, siamo una grande famiglia, anche qui siamo una grande famiglia. Allora, grazie. Infatti, se posso, come dire, riconoscermi un merito, è quello di aver risollevato un ambiente depresso. Questo sì, perché dico, quando abbiamo iniziato quasi non volevano neanche fare la squadra, poi non sapevamo la categoria, quindi questa voglia, perché io avevo vinto il campionato e quindi ero galvanizzato. Io mi ricordo, Corrado abbiamo un difetto, siamo ziccusi e quindi non vogliamo perdere, vogliamo sempre vincere. E questo, diciamo, l'abbiamo trasmesso. Raccontiamo agli amici. Però il fiore all'occhiello della squadra, sai qual è? Dopo i playoff, però mi sembra quantomeno prematuro questa... il settore giovanile, perché grazie al torneo che avete organizzato tu la seconda edizione è Corrado, noi abbiamo una juniores che è ai quarti di finale, avrà il ritorno in casa con Stella di Falco, ieri ha pareggiato 1-1 e che è l'asse portante della squadra. A me proprio fa impressione un dato: vedere giocare la juniores e vedere giocare la prima squadra è la stessa cosa, perché Corrado ha avuto la brillante idea di far allenare la juniores con la prima squadra, quindi il modo di gioco della prima squadra è quello della juniores, e quindi questo ha dato ovviamente linfa vitale soprattutto nel girone di ritorno, dove a seguito delle partenze di Lunetto e di Romeo Corrado ha ridisegnato la squadra passando da un 4-3-3 a un 3-5-2 che obiettivamente è stato vincente. Abbiamo fatto 12 vittorie al ritorno, sì, il ritorno 34 punti, quindi devo dire che se avessimo fatto qualche punto in più all'andata probabilmente oggi saremmo a festeggiare, ma siamo già contenti così, perché siamo andati al di là di ogni più rosa aspettativa. Ancora siamo fino a oggi anche perché ho due chance, o con la juniores o con la prima squadra. Oppure ci può essere mangiarne due con gli under. Però allora quella domanda che voglio fare io proprio all'avvocato allora è questa: mettiamo nella migliore delle ipotesi di riuscire a portare, diciamo, questa Serie D agognata, tanto agognata, di nuovo a Palermo,
Ma la Parmovale come società, cioè, che riuscirebbe a portare avanti con una programmazione, una sensibilità sportiva, un interesse, diciamo, coinvolgendo anche la collettività e quindi portando avanti un progetto Serie D fatto in maniera seria, non come queste squadre ascensore che ogni volta salgono all'eccellenza e fanno queste figure, onestamente, di gabinetto. Io penso che sì. Prima. Penso di sì, perché a differenza delle altre squadre ci sono state nel passato, la Panolms, Fincantieri, per arrivare in Serie D si sono svenate perché hanno fatto grosse squadre. Noi invece no, noi abbiamo fatto una squadra col budget che ci potevamo permettere alla luce di quelli che sono gli sponsor che avevamo reperito, e quindi abbiamo promesso poco per dare tanto ai giocatori. Tutti noi siamo, pagati, una società, noi siamo una società dove abbiamo pagato gli stipendi fino ad ora. E non mi risulta che tutte le società l'abbiano fatto, quindi facendo una programmazione sui giovani, che poi perché quando un ragazzo esce dagli allievi nazionali del Palermo per esempio deve andare a giocare fuori, può giocare in Serie D a Palermo, quindi appoggiandoci a delle figure qualificate della città, quale può essere anche Piero Liberti col quale c'è un buon rapporto, si potrebbe cominciare a creare qualcosa di bello. Per portare una squadra di Serie D costantemente presente a Palermo, per far emergere i giovani e lanciarli verso i palcoscenici nazionali, questo è il nostro obiettivo. E siccome si sono avvicinate tante realtà alla Parmovale proprio nelle ultime settimane, la borgata di Partanna e Mondello finalmente si è risvegliata e domenica saranno in massa a sostenerci a Cammarata, quindi ci voleva questo risveglio per riaccendere gli entusiasmi che non c'erano mai stati. Quindi secondo me le premesse ci sono, bisogna vedere come si fa. Se si deve fare una squadra spendendo 500.000 euro e cercare di vincere, non siamo all'altezza. Se noi andiamo a guardare, perché poi fra l'altro abbiamo questi tornei, voi vedrete che poi ci sono i soliti noti che guardano, e poi quando cominciano i campionati chiamano a Piero Liberti, dicono: Piero, ma hai un 97 buono? Ci sono le vetrine, noi invece le partite le vediamo, quindi vediamo i giocatori all'opera, e fino ad ora i risultati ci hanno dato ragione. Giovanni, però una cosa, dobbiamo essere fermi, ma il suo campo ha diventato una bezzelletta. Il campo c'è, si fa? C'è un progetto serio. Il progetto serio nel senso che ormai... Giovanni, guarda la telecamera, stata, e poi glielo devi dirlo. Poi è stata avanzata con un istituto di credito tutta la documentazione per l'approvazione del mutuo, e contemporaneamente c'è anche una, da parte dell'onorevole Damaio, una richiesta di fondi, diciamo, per la realizzazione del campo, e quindi prima era un'ipotesi, ora comincia a diventare una certezza. Perché ragazzi, non si può, a Palermo non ci sono campi, siamo consapevoli, però Piero, è un dato è certo, noi siamo padroni della struttura. Sì, ma se bisogna sto dicendo, per cui noi investiamo, mettiamo un chiodo e siamo a casa nostra. Quello sì, ma facciamolo. Che poi le scuole vengono a perdere, si lamentano del campo. Io dico che per la squadra che abbiamo noi, che penso che sia una squadra tecnica, penso che il campo ci penalizza principalmente anche per gli infortuni che abbiamo avuto durante la stagione per il campo. Intanto non è il peggiore campo, come qualcuno ha detto, del campionato. Abbiamo campi in erba. Noi siamo andati a Enna, che era una vergogna giocarci. Esatto. San Sebastiano, Enna. L'Alcamo, San Sebastiano, proprio una vergogna. Ad Alcamo non si ci può andare. Lo scorso anno a Marsala era pietoso il campo. Quindi non dobbiamo, però è pur vero che è una vergogna che a Palermo non ci sono campi, non ce n'è. E quindi io come sempre saluto il nostro presidente Morgana, che si lamenta che non ci sono. Ciao Sandro! Ciao Sandro, grazie. Si può sapere quando ci vorrà per il torneo? Sandro, presidente, noi siamo amici, abbiamo scherzato. Ma infatti tu è muto, non c'entro io quel torneo. Però io ve ne parlo sempre, però sempre FGC. Sempre FGC. Sempre Ajax, tutto. Ama come lava. Ma che cos'è? Perché? E questo è per Sandro. Questo è per Sandro Morgana che ci guarda, perché ci guarda, capito? Ci guarda. E noi lo salutiamo. Ed è contento, e noi lo salutiamo, noi ti vogliamo bene comunque. Ecco. Comunque. Taglia. Però volevo fare una cosa, però Pietro, tipo, siccome si parlava di salto di categoria, dico, qua penso che
due parole a Pietro Libertini. Aspetta, un minuto, un minuto. Riesci a stare sveglio altri due minuti? No, perché lo vedo tipo... No, vai, perché, no, perché va a bocca, non è come uno, no. Tiralo, lentamente tiralo. Uno, allora. Dunque, Nino Esposito. Cioè, non più... Allora, che applauso di schifo, però, dai. Questo allora, è proprio per la stagione. Nini Esposito direttamente da Uomini e Donne, e l'abbiamo qua perché ci stanno tutti a Capofranco e vanno ai Uomini e Donne. Ma il coccio Uomini e Donne. Vabbè, ma il coccio Uomini e Donne è la fine, proprio la fine. Ma perché, ma trattalo che è bello, veramente, guarda che è bello, guarda, veramente, solo per chi si stanno a fare giocare. Non si sa più dove gioca. È cominciato a Capofranco. Ma quando... Allora, a poi è passato al Bayer Leverkusen, Bayer, il Sedarifalco, è tornato fra Campofranco e Sedarifalco. Chi è peggio? Chi è peggio? Che scusami, dai, che cosa facciamo, dobbiamo avanti, chi è peggio? Cioè, proprio... Allora, dai. Buonasera e grazie per l'invito. Vabbè. Intanto, dai, in tutte e due le squadre, a parte i problemi che ci sono stati, che comunque un po' in quasi tutte le squadre, a parte... che squadre non hanno avuto problemi. Ho incontrato compagni, persone preparate con cui ho stretta amicizia. Puoi cambiare, la... puoi cambiare il microfono, tanto qua non ci vergogniamo di niente. Non ci guarda nessuno. È stata la cosa più importante alla fine. Come qualcuno mi ha sempre insegnato qualcosa, quindi vado avanti incamerando questi accorgimenti. Queste... Tu lo scorso anno eri al Campofranco, sì. E hai fatto avete fatto un campionato strepitoso. Quindi siete andati dalle stelle e avete sfiorato la retrocessione, cioè veramente il Campofranco se sei boh, per il rotto della cuffia. E... Ah, meno male che sei stato educato, Piero, perché di solito quando siamo da soli dici altre cose. Però ti vedo che stai migliorando, hai visto le pillole ti vanno bene. Questo, allora, cos'è cambiato nel Campofranco? Potevo fargliela a Giuseppe, però Giuseppe a me è sindaco di Campofranco, quindi non posso fare... Chissà qual è. Uomini e Donne, nome della casa. Un saluto a Danilo Marcoccio da casa. Ma perché non l'hanno preso a Marcoccio? Ma pigliare a Marcoccio deve venire qua. Marcoccio è buono, Marcoccio. Allora, di quant'è che è in tribuna? Infatti c'ho 2 anni e mezzo. Ah, 2 anni che è in tribuna, Danilo. Ogni tanto scende, vado. Fattili se 4 scaloni. No, lui è a posto. È il suo ruolo. Cioè, vedi, Danilo, che cosa? Ha trovato il suo ruolo. Che Danilo, come va? Non mi vede. Non mi vede. Accattaci l'occhiato. Tutti mio. Allora, cos'è cambiato dallo squadrone dell'anno? Perché anche quest'anno è un'ottima squadra il Campofranco, quindi tu l'hai vissuta per mezzo campionato. Che cosa è cambiato secondo te? Tanto ormai non ci sei più a Campofranco, non c'è più carico. Che cosa, qual è stata la differenza tra lo scorso anno e quello di quest'anno? Ma a parte i giocatori che un po' all'inizio anno sono cambiati, eravamo rimasti in pochi della squadra dello scorso anno, penso un po' l'euforia è passata per i problemi del campo, un po' la gente si era stancata di giustamente avere queste spese raddoppiate, perché comunque è sempre un paese vicino a Campofranco, però ha le sue spese, e quindi penso sia stato anche questo un piccolo problema. Sì, però scusami Nenni, insomma alla fine. Aspetta, posso dire in campo ci siete male, perché c'era però un collante l'anno scorso della squadra. C'era qualcosa di grande in mezzo allo spogliatoio da tutti i ragazzi. Lo sai che cos'era? Cuglio! Cuglio! Era Cuglio! Dai, però minchia l'assenza di Cuglio, dai! Ma mezza difesa, entra dietro a mare totale, ragazzi, a mare totale! Hai sentita l'assenza di Cuglio? L'ha sentita l'assenza di Cuglio? Incanto sicuramente! Nello spogliatoio no! Ce ne parlerà Polito dopo di... Allora, Polito! Allora, Cuglio! Non mi sentite? Sì, che sono... sì, sì. Siete... Anzi, gli facciamo gli auguri che gli è nato un altro bambino, l'ennesimo. Ah, il quarto. Cioè, può giocare male. Aspetta, è venuta sua moglie. So che... Sì, sì, finalmente quindi... è venuta sua moglie. E quindi il Kunta si fisce subito. Sì. Okay, allora, magari... appoggio. Perché... No, non si può sapere mai. Quanto mi risulta essere appoggio. Pietro, lo stiamo perdendo. Facciamo parlare perché lo stiamo perdendo. Allora, Pietro, poco fa il presidente ha parlato di
si parla di Serie D, no, si parla, ci auguriamo che ci possa essere questa Serie D, ma non la Palma, che ci sia una Serie D a Palermo, perché tu l'altro giorno proprio parlavi di una Serie D perché c'è un motivo in più per seguire le partite e per lavorare, perché ovviamente avendo un campionato qui da noi è un motivo per voi per lavorare in una maniera migliore. Sì, il problema è questo, soprattutto per quello che riguarda i ragazzi giovani d'età. Quest'anno parliamo di 94, 95, 96. Doverli andare a mettere in Calabria, in Campania, seguirli da lontano costa di più ed è più difficile. Se noi avessimo la fortuna di avere una Serie D, come diceva, magari dico la Parma non valsarebbe il massimo, anche se io penso che sia un po' difficile, per carità. Però non è facile. Sarebbe... Guardate il dettaglio di Castronovo, che sto guardando le mani di Castronovo per poi prima che si tocca. Vi prego, Io credo che quello che abbia fatto la Parma non valle è un miracolo calcistico in ogni caso, come quello che ha fatto anche il Camarat del Fortunato, ma anche bravo Renato Maggio. No, ha fatto un'imperatura. No, dove è caso tutte... è normale che... Io poi ritengo una cosa, sotto il profilo formativo, una Serie D può essere importante come un campionato di primavera, anche perché... Parliamoci chiaro, ormai le nostre primavera, soprattutto dico tutte, anche noi abbiamo ormai, dico purtroppo perché per me non è assolutamente la strada giusta per i nostri vivai e per i nostri piccoli talenti, ormai prendiamo soltanto colored o orientali o sudamericani, già grandi, li facciamo fare un anno... E poi non c'è più assolutamente il lavoro certosino su un ragazzo che vive a Palermo e nelle borgate di Palermo. Ci sono tantissime altre cose che non vanno, abbiamo l'allenatore della primavera che da 3-4 anni che non è palermitano, e questo significa bocciare bravo, è una cosa bene a ricordare. Ma infatti Piero, la domanda è quella che ogni volta l'ultima cosa che volevo dire, siamo così scarsi, devo chiedere proprio questo. No, la verità è che noi stiamo diventando purtroppo un po' come gli altri e ci lasciamo condizionare. Noi dobbiamo ricordare che abbiamo avuto un certo Davis Mangia dagli allievi nazionali del Varese, allenatore della primavera per 4 giornate, allenatore di Serie A, esonerato, gli abbiamo dato il premio di un Under 21, oggi alla Spezia, mentre noi abbiamo per esempio un Giovanni Bucaro, che non è un amico mio, è un allenatore che stimo, che per dimostrare di saper allenare deve andare a Campobello di Mazzara. Allora, se noi stessi non valorizziamo il nostro prodotto, iniziando dai ragazzi, dai giornalisti, dagli allenatori, perché è una vergogna che non abbiamo... Ma non per Bosi che è bravissimo, noi abbiamo allenatori, e non voglio fare il nome perché li vorrei fare tutti, che possono anche guidare una primavera. Noi così resteremo, come diceva la buonanima del mio docente di diritto commerciale Maesano, resteremo la manovalanza di tutto, pure nel calcio, e ci dobbiamo svegliare. Bene. Chiedo scusa, ma io aspettavo un microfono da 15 anni per poter esprimere questo. No, è vero. Ringrazio Piero Gatto, TG8 e tutti che me l'hanno dato. Te lo puoi portare a casa e quando e questo parlare, non lo conservo, non ve lo mi sembra giusto. No, perché ogni volta sembra sempre veramente che qua tipo i giocatori più scarsi d'Italia stanno noi siamo i più bravi in tutto. Ascolta, come sto, ci sono dei numeri strazianti. Esatto. Allora, noi nel nostro calcio abbiamo una percentuale del 40% di ragazzi under che si ritirano uscendo dalla scuola calcio, il 40%. Dati FIGC, quindi lo dico, sono dati alla mano. Chi arriva tra i professionisti da questo 40% soltanto il 10%, che sono tra semiprofessionisti e Lega Pro. Professionisti veri e propri, ci arrivano 2-3 e neanche in massima serie, cioè è qualcosa di impressionante. C'è un intervento importante. No, dico, sono dati impressionanti da mettersi le mani nei capelli. Quindi, dico, perché c'era peccato per Pinani perché non ce l'ha. Seguendo però, quello che ha detto Pietro, che sposo in pieno. Non a Pietro sposo, quello che ha detto. Un dato allarmante: il Palermo nella rosa di prima squadra non è un giocatore palermitano. Gli ultimi successi della Palermo Calcio sono all'epoca in cui c'era Giuseppe Polito, quando direttore
del settore giovanile era Giovanni Pecoraro, che ha fatto la squadra con pochi euro. Sì, sì. A differenza di, perché poi quando c'erano le riunioni, Foschi all'epoca parlava con gli altri direttori e diceva, ma tu quanto hai speso? 2 milioni di euro, 3 milioni di euro? Io quanto ho speso? 600 mila euro. E hanno vinto lo scudetto. E c'era Polito, c'era Genesio, c'era tutti i palermitani, Palmiteri, cioè una grande squadra. E poi successivamente, quando si è approdati a una gestione non palermitana, l'allenatore è Rosario Pergolizzi, palermitano, che è un allenatore abbastanza valido, sì, sì. Anche lui non è un amico mio, però i dati alla mano sono questi. Quando poi la gestione è passata a gente del nord, e poi abbiamo questi risultati. Nessuno della prima squadra che approda, c'era soltanto San Severino che l'hanno dato al Perugia, e questo era tutto. E allora, siccome i giovani ci sono, io me ne rendo conto perché li abbiamo in casa e mi rendo conto che c'è un margine, perché questi giovani devono andare a giocare a Catanzaro, ad Arezzo, a Pistoia e non devono giocare a Palermo? Allora che bisogna svegliarsi. Poi se giustamente Zamparini con i suoi soldi vuole colonizzare Palermo e farla diventare una... E allora a questo punto dico, può fare quello che vuole, però la Palermo Calcio deve essere anche dei palermitani. No, dei palermitani. Comunque io farei anche un appello ai genitori che di queste cose non ne sanno nulla, perché si guardano la televisione e credono che il calcio è il calcio delle fate. E quindi perché poi c'è da piangere in tutto questo. Allora, i genitori devono capire, io mi auguro che ci siano molti genitori che ci stanno guardando, che giocare in eccellenza a Palermo o speriamo una D a Palermo, cioè da Roma in giù non è che ci sia una città più importante di Palermo, che io dico mio figlio è a Potenza, a Cosenza, picciotto, ma ci ha veduto mai, guarda a Cosenza. Io ci sono andato, cioè, onestamente è terrificante, cioè, andarci a giocare è terrificante. Dire, hai ragione, però non siamo veicolati bene. Se non ci fosse la tua trasmissione, vedi che l'eccellenza o qualche altra televisione di piccola in realtà non se ne saprebbe niente. Poi mi baci, ce lo dobbiamo baciare. Perché non si può, cioè quando dice che c'è la trasmissione, non si può, veramente. Comunque noi siamo una grande, è incredibile, non potevo stare fermo così. Ok, io ho parlato troppo forse. Troppo seri. Dunque, allora domenica playoff e playout. Abbiamo aspetta, qua... però non siamo arrivati, volevo fare. Vabbè, tu che uomo e donna. Dai il microfono. Però adesso seriamente, dobbiamo parlare seriamente. Dobbiamo sapere. Allora, perché presidente Burgio, grandissimo amico nostro, doveva venire Burgio e Leonardo, cioè tra Amsterdam, il canale di Panama, tutto. Il Brasile, Cuba. Onestamente, tu fai trova che dei posti si sta male, effettivamente. Dico, non riesco a capire come. Noi siamo terra terra, quindi purtroppo. Comunque la posso deve venire, se no a Burgio, mi raccomando, giusto? Voglio dire, c'è stato un cambio netto nella guida tecnica di questa squadra che ha sconquassato gli equilibri di quello che come stava andando una squadra per metà campionato, seconda, migliore difesa. Ah, parli del Sera di Falco. Certo. Ah, perché poi è venuto capo di casa. E poi come mai, la domanda è come mai arriva un professionista così affermato e le cose vanno a farsi bene? È vero, vedi che poi pure allora, te voglio sentire. Ah, bene, dai. Ma... Dai, ok. Allora, intanto... Buonasera. Sono qui per corteggiare... L'abbiamo superata questa. Anna può venire qua. Dicillo che siamo alla seconda domanda, perché ancora ferma prima. Una rosa. Sbloccalo. Piero di allora, buonasera e ringrazio di avermi invitato. Kinsu, già l'abbiamo già lì. Andiamo avanti. A Massimo come allenatore non l'ho avuto, però lo conosco. Capo di casa l'ho avuto, è una persona molto preparata. Poi questo cambiamento per vari problemi, comunque, essendo che sapete un po' tutti che il Sera di Falco aveva giocatori che lavoravano e giocavano, quindi comunque queste due cose non vanno affatto bene, anche se si giocano i dilettanti, in eccellenza poi soprattutto che bisogna essere allenati per giocare, quindi... Abbiamo sofferto questa situazione, ecco.
alle volte ci ritrovavamo ad allenare, ci allenavamo. Però 10, scusami, 12, Nini, 15. Nini, noi abbiamo un campionato dove la Parma, con tutto il rispetto della Parma, con tutta la bravura di Corrado, e abbiamo un Camarat con tutta la bravura. Picciotte, ma stiamo parlando di. Non sono squadre che da eccellenza, da primato. Cioè, il Picciotte vede che una squadra come il Serra di Falco, come il Profavara, come il Mazzara, vi dovete vergognare, vi dovete vergognare, perché il fatto che il Camerat e il Parma li stanno giocando i playoff, e squadre come Profavara, come Mazzara, come. Cioè. No, perché lo stiamo perdendo, ti vedo che ti stai agitando, piano. Cioè, no, mi agito perché dai, no? Con tutto quello che vuoi dire tu, che io comunque l'ho sottolineato, forse tu ti sei persa qualche trasmissione. No, no, perché io l'ho detto. Ma che te vedi, giustamente? L'ho detto, questo comunque è un dato di fatto, però dico, lo spessore di questa squadra non è da poco, ragazzi. Non cioè, è io da però poco. Non si può. Cioè, quando tu incontri, che ti voglio dire, un Rocca di Capileone, perché il Rocca ha fatto, il girone è andata 24 punti in Rocca, terzo. E noi eravamo gli unici a dire, non vi preoccupate, che lotterà per il è un altro campionato, quindi Nini, vabbè, ma mi scheda che c'è dopo alla fine, tipo giustamente delusione del campionato il Serra di Falco, senza. Sì, Serra di Falco è Profavara, Profavara più del Serra di Falco, almeno il Serra di Falco si è no, però facciamo lasciamo chiudere, dai, chiudi. No, no, vabbè, quello che dite voi è giusto, perché comunque le prospettive erano altre. Poi durante il cammino di un anno succede qualcosa, magari tanti giocatori validi, magari messi insieme, c'è sempre qualcosina che non va. Magari qualcuno cerca di sistemarla, però... Tu che anno sei? 90. 90, l'Urose. No. Ormai grande. No, ragazzi, perché ormai vedi, 90 sono grandi. L'anno prossimo ti infatti... Ma infatti con la Parma, la gente sta portando avanti, non posso giocare il figlio questa di Castronovo, un'altra, tipo 2005. Un'altra grandissima, scusate, ignoranza da parte degli allenatori. Cioè, quando il ragazzo passa l'anno in cui non è più uno juniores, è da buttare via. Ma è un ragazzo di 20 anni, di 21 anni, con 15 anni di carriera. Mister, ma è 94 o 93 o gioco con quello grande. Ma non allenare se la pensi bravo, così. Bravo. Perché bravo, se uno a 20 anni c'è, se no non ci sarà mai. Bravo. No, vabbè, voglio sapere. Infatti da noi, alla Palmo, diciamo, gli elementi di spessore, per esempio, c'è Bognanni che è 90, ha Letto che è 91. 91 e Gioacchino Sero che non è dico, questi sono i nostri big, per dire. Sì, no, vero. Da questo punto di vista. Vero. Così volevo salutare pure Leonardo Burgio, che ci siamo incontrati ieri a Serra di Falco. Ma che occasione, quindi l'ho visto. era a Serra di Falco per ma che, scusa, ma quarto di finale. Ma io non credo se fu un incidente, pure, ma i pantaloni che aveva messo come era con me. Dice che è stato un cane. Ah, un cane? Ma vero, perché io sono. Insomma, pantaloni alla moda. Dico, quando noi abbiamo vinto a Serra di Falco al ritorno, lui ha detto che sperava di incontrare la Parmoval nei playoff. Questo non è accaduto perché loro non sono entrati. Quantomeno ci siamo incontrati con la Juniores. Leonardo, Leonardo, sempre playoff. Non mancava per noi. Leonardo, preparati al prossimo anno. Dobbiamo vendicarci, perché la cosa bella del calcio è questo. Dobbiamo parlare, però dobbiamo essere sempre amici. Pigliamoci per il culo, ma non ci pigliamo troppo sul serio. Sputtiamone, però dobbiamo divertirci, perché le cose belle sono queste. Perché io tu sputta a me, io sputta a te. Infatti quando ci siamo visti, abbraci, ragazzi, baci. Abbiamo trovato i dolci dello spogliatoio. Noi non parliamo più di Mimmo Bellomo. Una partita grande per te. Mimmo! Mimmo, vedi che non parlavo più, ma così ci sentiamo. È promozione! La è promozione! Sì. Come ogni anno ti riesce a non salvare Mimmo Bello. Ciao Mimmo, prossimo anno mi raccomando. Vediamo quale squadra, vabbè, niente. E allora? Con i tre punti a Raffadale, un punto là. Anche. Noi vinceremo il campionato. Ma onestamente. Allora Giovanni, a chi ce l'hai in mano? Il microfono. No, Camerat Parmonball. Però stiamo arrivando. Bolletta, stai giocando bolletta. Bolletta. Concentrati. Se devo giocare due io, fisso.
È normale, giusto, non, giusto. Perché noi andiamo là per fare la nostra la partita, sapendo di trovare una grossa realtà, a parte gli scherzi, una squadra che fa 35 punti, il giorno d'andata non li ha fatti per caso. Bello. Quindi ci sono dei valori, ci sono dei giocatori abbastanza validi, Bonito, Arnone, Ilardi. Cioè anche Ilardi è un grosso, secondo me uno dei migliori portieri insieme a Tarantino, sì, migliore portiere dell'eccellenza, e se permette anche Versace, che ha fatto 30 partite senza saltarne una, sì, dico, sì, per inciso. Quindi, per fortuna, perché sono pago io. guarda che noi abbiamo anche alla Juniores tre portieri. Gli si è squagliato, ne fa uno, no, non è vero. Ieri Giuliano è stato uno dei migliori in campo, è stato anche ad Alcamo. Per cui dico, andiamo a fare questa partita con una realtà positiva come lo siamo noi, e speriamo di sfruttare soltanto il discorso della freschezza atletica, che conti alla mano, nel giro di ritorno noi abbiamo fatto meglio rispetto a loro. E quindi forse oggi potremmo avere, dico chi lo sa, una condizione anche psicofisica migliore. Abbiamo visto anche in campionato comunque il fattore campo, perché non per un fattore che il campo ci sia abituato, però effettivamente la Palmonball dentro casa è veramente forte, non è per me la più forte del campionato. Guarda, secondo me questa partita la vincerà chi avrà un approccio mentale migliore e soprattutto chi avrà gambe che gireranno meglio. Però io dico la Palmonball vista il primo tempo contro il Camarat è proprio strepitosa. Proprio effettivamente sì, e peraltro tieni conto che quella partita mancava a Letta e l'altro, infatti. Per cui dico, noi ce l'andremo a giocare, una cosa è certa, sarà una festa dello sport, perché comunque io sono felice di tornare a Cammarata, perché siamo tutti ma poi si mangia bene, no, a parte che si mangia bene, poi è la festa del biancazzurro, che noi siamo biancazzurri, loro pure, quindi hanno un pubblico numeroso, corretto e colorito, e quindi da questo punto di vista in 90 minuti può accadere di tutto. Loro hanno due risultati su tre e il fattore campo, che non è un dato di poco conto. Noi abbiamo la leggerezza mentale, la voglia di vincere e di stupire noi stessi. Quindi alla fine vedremo, se dovessimo uscire lo faremo a testa alta contro una grande squadra. Che ne pensa Polito di questa partita? Lui pure giocherà i playoff nel torneo amatoriale, quello che c'è al Mediterraneo. La PlayStation. E infatti, tanto Cucano. Dai, onestamente, stare fuori alla volata finale, quant'è che ti fa girare le scatole? Dai, onestamente, dalle partite importanti, cioè, stare fuori alle partite importanti, cioè, rompe le scatole da morire. Ovviamente è una cosa che scoccia. Ma il tempo che si sfoga, non ti preoccupare. Dico, ovviamente è una cosa che scoccia, perché tutti vorrebbero, cioè, preferirebbero essere lì a giocare quelle partite lì, che sono le partite per cui alla fin fine giochiamo tutto l'anno, cioè le finali, i playoff, quindi è una cosa che un po' rode, però tutto sommato se la dobbiamo mettere un po' sul ridere mi riposo, perché l'anno scorso ho finito il 16 giugno ricominciando il 22 luglio, questo quindi è pure bello, questo è pure quest'anno ci sta abbiamo un facciamo un playoff, un playout, perché praticamente ce n'è uno solo, così poi ritorniamo all'altro playoff. Un Mazzara Rocca di Capileone che... Polito vuole tirare il microfono. No. La catena. Allora, pronti con la catena. Abbiamo un playout. Mazzara allenato da... Rocca di Capileone. Belli. Allora, due allenatori che si sono messi in luce. Allora, due allenatori, un ex imperatore che finalmente... Scribba! Ha vinto talmente tanto che sei stato così antipatico, finalmente ti fai i playout. È simpatico. E vinceva sempre lui. Ma quanto campionato ha vinto Toto Bruccolini? Un sacco. Ora ti fai i playout. Ma mi faccio il piacere. Io ancora mi ricordo. Io non ho capito una cosa, ma Davide Campofranco sì andò a Rocca. Sì. Consumò la palma. Perché è vero, consumò la palma. Ma infatti dovrebbe. Ora dico, ma perché un giorno la domenica? Piero, devo darti una notizia. Una notizia no, tossica. No, stiamo babbiando. Signori! Stiamo scherzando!
Davide Campofranco sarà in campo domenica con il Rocca. Sarà in campo domenica. L'hanno visto che si allena così. Si è fatto tutti i tornei con gli avvocati. Dice che c'è la gamba, c'è. È pronto a scendere in campo a fare l'esordio tra i non professionisti. Davide. È vero, sono notizie di fonti accertatissime, veramente. Allora, ma diciamo un ex, allora pronostico ai tuoi tifosi che tanto ti amano, i tuoi ex tifosi, a chi ti metto, racconta metto l'occhio, di Mazzara. Allora, prima di dire questo pronostico, volevo una volta e per tutte precisare la situazione, nel senso, io col Mazzara non ho mai avuto nulla, anzi devo ringraziare molte persone del Mazzara. Ma sono solito un po' aspetta, però guarda, c'è vino, ci ha messo l'acqua. Chissà perché arriva. Lo ste al vino ci ha messo l'acqua adesso. Nel senso. Dai. C'ha Maghina, mi dica c'ha Maghina a Mazzara. E qual è il problema? Scusa, non l'ho capito. Ho lasciato molti amici lì, al di là del fatto di tutti i disguidi che ci possono essere stati. Quindi io mi auguro ovviamente che con tutte le cose che sono successe, ma che si salvi in Mazzara, perché con tutto il rispetto al Rocca, ho più amici a Mazzara. Poi per il resto... ci tengo a precisare, col mister è successo quello che è successo e mi dispiace tanto perché l'onestà paga perché che voi nascondete le notizie, voi cari Parrini nascondete le notizie, le cose succedono, Parrinazzi che non siete altri, perché glielo devo dire. Ci tengo a precisare che nei momenti di rabbia si fanno cose che non si vogliono fare, quindi diciamo che lì per lì è stata una situazione un po' brutta da vedere, ma lì per lì non si sa mai come uno può reagire, quindi avrei potuto reagire anch'io in quella maniera, o magari no, però fino a quel momento diciamo che ho sempre rispettato il mister e lo continuerò a rispettare. Mi auguro di essere... nonostante quello che sia stato. Però lo senti, c'è lo spirito di Pietro Liberti, sì, che è sceso su di lui. Mi auguro, è investito, mi auguro da comunque, questo, lo spirito di mi auguro comunque un giorno vedere questo abbraccio tra Aracio, però Toto e lui, questo abbraccio tra Toto. Allora votate sulla nostra pagina, quale abbraccio volete vedere al più presto? Polito Bruculeri, Mutolo Gerardi, no, oppure Mutolo Gerardi, un casco non è già novità. Allora Ninni, c'è il casco in mano. Venuto col motore. Quindi questo Mazzara Rocca, come lo vedi? Anch'io la penso un po' come Peppe sul Mazzara, per amici, ex compagni di squadra. No, ex compagni. Ragazzi, non giocherà più, si ritira domani. Okay, abbiamo molto pubblico femminile, pido però, perché è bello, mi raccomando, cioè, ogni tanto passa. A salire calcisticamente, dai. Mazzara, conoscendo comunque anche il mister, avendolo avuto, so è un buono, po' come... ogni tanto sì, però come allenatore preparato, è un vincente, per questo, poi anche c'è un fattore campo che è importante. Molto. A Pietro, allora. Alcamo Marsala, cioè certo che Alcamo, vabbè, allora facciamo il giro di nuovo. Alcamo Marsala è la partita. Ma tu intanto che ti vedi? Se ti appunto, perché ancora devi ripetere in quale ospedale ti arrivo? Devo parlare con Giuseppe, ma una la voglio vedere. Eppure non hai sede. Mi dispiace perché ne vorrei vedere di più, ti dico la verità. Certo. Mi dispiace che bisognerà sceglierne una. Penso che Alcamo Marsala sia la più bella, c'è la squadra più forte come uomini, secondo me l'Alcamo. Però la squadra che gioca meglio come il Marsala, queste sono queste. E secondo me la partita più incerta, sono tutte e tre incerte, però secondo me, allora a mio avviso, quella di Mazzara a Rocca, secondo me è un'unica partita. Sì. Quindi l'abbiamo detto, anche il campionato, chi vinceva la partita, che l'ultima infatti, di campionato, quindi, poi si salvava. Quella secondo me ha un risultato, poi magari siamo smentiti come sempre, perché abbiamo visto con la Leonfortese. Questo è Davide Campo, Davide Campo Franco.
però io vorrei andare a vedere la partita per vedere che condizioni gioca. No, no, boh, stai tranquillo che sa poi sta meglio come meglio di Cettone sicuro. E allora quindi se la partita più una secondo me è ancora più indecisa, incerta che sono tutte i playoff, bravo, sono bravo. Tutte e due fortemente, anche se non si dice incerti. Perché sono due, tra l'altro devi stare attento a una cosa, secondo me si incontrano le due rivelazioni del torneo e le due squadre che tecnicamente avrebbero dovuto vincere il campionato, avrebbero dovuto vincere direttamente. Parliamoci chiaro, l'Alcamo non lo vince perché non era nel suo destino, perché è Gambino, tra l'altro che per me è l'attaccante più forte che c'è quest'anno è stato baciato da questo ragazzo è bravo. In un modo particolare, dico, ha sbagliato un rigore in casa, vabbè, non sono cose che però dico le due rivelazioni vere con le due squadre forti. Però Pietro, io ti dico una cosa, io l'altro giorno abbiamo avuto qua campione e cardinale. Ma ora scherzavamo perché da noi si scherza sempre, però ne ho visto un poco Carutead. Nel senso, avere il proprio Carutelli, Carutead in che senso? Grossi? No. Depressi? Giù. Sì, nel senso avevano Si vede che non prendono soldi, dai. Ah, non perché hanno perso con la Confortenza. Vabbè, quella, ascoltami Piero, quella è una botta dalla quale che devi metabolizzare subito. Pietro, però ti voglio fare una domanda velocemente. Se non scendi in campo. Voglio fare una domanda velocemente, ma tutti questa Confortese, chi la incontra dice, vabbè, Confortese. Oh, ma Confortese ha vinto con tutti. Ha vinto nel silenzio, nella tranquillità, guardando un obiettivo. Da gennaio, chi mi segue lo sa, dico a Confortese che era un cammello nel deserto. Doveva vincere. Era un cammello nel deserto, data anche la fisiologia del proprio allenatore, e intanto così è stato. Salvo, la Lonfortese doveva vincere il campionato come io dovevo avere l'incidente di venerdì santo, è il destino. Non è... La passione di Pietro Liberti. Giovanni, ma questa Lonfortese che ha vinto questo campionato, che noi senza abbiamo... fare complimenti. Allora, i complimenti si fanno perché ha vinto, però obiettivamente noi l'abbiamo incontrata due volte e devo dire che all'andata, il primo tempo, non hanno passato la metà campo, noi vincevamo 1-0 e poi la partita è finita 3-1 per loro, perché abbiamo preso un gol, poi abbiamo cercato di vincere la partita. Al ritorno la partita era bloccata sullo 0-0 e l'arbitro da 30 metri ha dato il rigore, è tutta una serie, sì 0-0, ma infatti noi che dicono non dovevamo vincere, ma non ha giocato bene. Questo è dato dal fatto che i ragazzi hanno sentito molto la gara, però dico... Alla grande Parma, ma le retrocesse l'hanno ammazzato, perché se gli metti 6 punti l'ha vinto il campionato. Sì. Però dico, se devo dare una valutazione, probabilmente avrebbe meritato di più l'Alcamo rispetto alla Lonfortese, cioè avendo incontrato l'Alcamo nella partita, soprattutto non dico tanto all'andata dove noi vincevamo e poi siamo rimasti in 9, abbiamo perso 2-1 al 94esimo, ma al ritorno mi ha fatto una grossa impressione l'Alcamo, così come mi ha fatto una bellissima impressione il Marsala nel primo tempo, per cui dico, se devo parlare dal punto di vista della qualità del gioco, secondo me queste due squadre meritavano ancora più della Lonfortese. Poi la Lonfortese ha avuto tutta una serie di favori arbitrali, nel senso che non di delle decisioni che sono state a suo favore, dico, è inutile negarlo, il rigore con noi era un rigore dubbio, ci sono state delle partite che ha vinto al 94esimo che non meritava di vincere. Infatti quando, però tu chiedi al giocatore della Lonfortese, dice, ma tutti i rigoristi. Se noi guardiamo quanti rigori ha avuto la Lonfortese, quante partite ha vinto a pochi minuti dalla fine, dico, abbiamo il quadro del fatto che, come diceva lui, era destino, doveva vincere con un allenatore che magari non è bello a livello spettacolare, però è pragmatico, cioè nel senso che mirava al sodo, con una difesa dove c'era Lepre. Ma dai, Lepre è retrocesso col Monreale, sì, ha vinto il campionato. Guarda, la difesa con Sempre Vivo, che ho avuto il piacere di avere all'Agrigento, Lepre, Monforte, era una bella difesa. Sì, indubbiamente. Di Peri ha fatto un grande campionato. Torcivia e Cosimano, che si fa sempre rispettare. Quindi era una squadra che aveva poca qualità, ma tanta quantità e sostanza, quindi alla fine ha vinto, complimenti. Alla Lonfortese. Sì, sì. E allora, dobbiamo passare ora, ci sono l'altro playoff, il Cefalù Monreale che aspetta lì, abbiamo fatto il foglio. Però il pronostico su Camaratè Alcamo mi tocca. Camaratè Alcamo? Scusa, su Alcamo Marsala. Azz! Azz! Io ho un sogno.
Avere un Parmonval Marsala. Perfetto. Parmonval Marsala. Per la pace. Allora, per una cosa, Giovanni, allora siamo qua tornati senza mondo. Ma qua cattolici che santeme quando fu. Erano fiori di campo. Fiori di campo, chrisantemi. Ricampo santo. Tant'è che il bouquet di fiori che ha avuto il capitano erano rosa. Il bouquet di fiori che erano rosa. Allora, un bel momento quando ho visto questi fiori. La finezza. Questa è la cosa bella, questa. Certo, accettare queste cose. Sono... No, non lo farò mai più, credetemi, è inutile, stacca che questo il telefono si è abituato col telefono. Lasciamo stare. Quindi se fiori chi l'ha comprato? A parte che il fatto che l'ha comprato il Roberto Catalano. No, l'ho comprato io. L'ho comprato io. Del fiore da Roberto Catalano. L'ho comprato io. E peraltro si dice che ogni fiore è segno d'amore, quindi intanto per un fatto educazione, pure anche se erano carciofi, andavano accettati. Però, per correttezza. Io ho avuto modo di dire in trasmissione che comunque quei fiori non erano andavano tirati. Era questa la finalità al pubblico. Purtroppo non si sapeva, perché dice finché mi do un casco, io picchio te, ma i fiori non picchio. Comunque io ho tanti amici a Marsala, sai quanto ci seguono a Marsala? Un male! Peppe Caruso! E chi sa? Hai tutto centro di rivendita moto! E marmitte sono! Marmitte! E sarebbe bello fare questa partita alla favorita! Alla favorita! Parmonval, Marsala alla favorita, sarebbe un evento! Bellissimo! Potrebbe anche essere così, con gli allenatori nelle gabbie. Possiamo passare ora con gli allenatori nelle gabbie, così da un lato e dall'altro direttamente. Matteo, così. Ciao Matteo, ci sei? No, ma infatti l'allenatore è Sandri del Marsala. Abbiamo Matteo, Gerardi e Sandri. Angelo Sandri. Infatti ci abbiamo due tipi di Marsala. È vero, Marsala aggressive, Marsala uomo, quello di Gerardi, e zona invece. Comunque è un duo, Gerardi come noi due, perché Sandri chi sale, Piero? Chi sale ora? Allora hai ragione, senza per il tuo lo posso dire, vero? Sì, chi sale? Allora se no, cominciare a fare rischio, ho detto chi sale. Perché c'è il cuore. Chi che sale? Il Marsala. Ok, pure per sale me. Dove? Non è che se vince il playoff regionale è salito. Nel senso, non si è fatto niente. Lui lo sa l'anno scorso. Però poi ha fatto il Giro d'Italia. Ha la maglia rosa, tipo con le biciclette. Però Giovanni, se il Marsala va avanti, ha tutte le carte. C'ha un campo, c'ha un pubblico, c'ha uno stadio. Anche l'Alcamo. Cioè, fra le due se vogliamo anche il Camarat, perché dal punto di vista della struttura è bello Camarat, allora io il Camarat il suo campionato se l'è giocato il Camarat, perché il Camarat poteva vincere. Non è detto, per me il Camarat lo sa, tanti amici, vi voglio bene, i giocatori, però il Camarat il suo campionato se l'è giocato, perché aveva in tasca, però è ancora lì, ma è difficile, Giovanni, come per me, attenzione, è difficile anche per la panna, insomma, perché, infatti per noi è una sfida, una cosa, ma noi già siamo contenti di essere là. Infatti, però io dico che il Marsala ha delle ottime possibilità di continuare anche dopo i playoff, anche se devo dire io ho avuto il modo di vederla con il POX, la finale di Coppa Italia, e lì mi pare tu c'eri pure, vero? Il barman l'hai vista, e lì comunque il Marsala mi ha deluso, perché è tanta qualità e si è spenta davanti a una squadra comunque questa del San Pio, che mi ha fatto una buona impressione, una squadra forte in tutti i sensi, fisicamente forte, quindi andare avanti significa non incontrare squadre come dicevo Cofannini di questo campionato, che secondo me io sempre lo reputo un campionato molto mediocre. Non so se tu l'anno scorso hai fatto un campionato tu di eccellenza, dove però l'anno scorso aveva il carro armato, dai, non puoi, sì, esprimersi, c'è traffico col carro armato e li prendiamo. Avevamo un campo franco che era quanto dire, chi c'era pure?
il San Giovanni, insomma. L'Agas obiettivamente era la spanna superiore, ma lo dicono i numeri. Due anni fa c'era l'Alcamo, c'era Ribera, c'era l'Agas, c'era Campofranco. Era più bello. Secondo me il campionato è livellato. È livellato nella mediocrità. Sì, nel senso che comunque vai a giocare a Castelvetrano con la Folgore e non sai cosa può succedere. Questo è stato però, diciamo, ha reso vincente il campionato fino all'ultimo. Da questo punto di vista abbiamo squadre che insomma in realtà come San Sebastiano in eccellenza, tranne San Sebastiano dico alla fine se la sono giocata anche Raffadali che è retrocesso, però il Raffadali ha battuto la Leonfortese. Cioè, attenzione, quindi come vedi non c'è mai un risultato scontato. Mimmo Bellone l'anno scorso sì, grande Mimmo. Ecco, passiamo al campionato di promozione. Allora, se è stato mediocre, diciamo, come a livello tecnico-tattico del campionato di eccellenza, cosa vogliamo dire del campionato di promozione? No, perché dico, con tutto il rispetto, io ho visto... Cioè, Piero, se noi parliamo di mediocrità, però dico, adesso c'è un divario troppo a piedi. C'è un divario adesso eccessivo tra eccellenza e promozione, è diventato un abisso. Siete buoni che ne parlate della promozione. Grazie. Siamo buoni, è però, vero. Però scusami, Pietro, noi ne parliamo della promozione. Ma perché le squadre palermitane sono tutte là. Cioè, se non parliamo della promozione, qua ma parliamo. Ma rilascia il piacere! Quindi, allora abbiamo. Cioè, due anni fa c'erano Parma, Valle Palermitana. Monreale, portavamo avanti di veramente quattro squadre che facciamo vincere il Castelbuono, che è provincia di Palermo. Allora, Piero, no? Chi? Faccio vincere il Castelbuono. No. Appena vi danno quello che vi devono dare. No. Aspettiamo una telefonata, perché in questo momento lo spareggio è incerto. Presidente Di Paolo, una brava persona, non preoccupato. Andiamo avanti. No, dico, quindi c'è poco. Ci sono cose in mezzo. Certo, in mezzo. Il vino. Quindi poi non vuoi dire niente sul vino. So che sei. Però enologo. So che sei appassionato. Mio compare, suo padre, noi ci riuniamo il sabato, allora mio compare prima era per la bottiglia, e c'ho fucili, tutto, allora compare, poi stavo un vino, il sapore vero, dopo due ore, o tempo che fa così, finiva la bottiglia di vino, comunque, allora, tu di promozione ne parliamo, sì, c'è. È una categoria che esiste. Esiste. Quindi tu hai rischiato pure perché c'erano voci. Perché ti stai facendo confuso? C'erano voci. Cioè, perché ti devi fare sputare in un occhio? Dico, nel senso, tipo, perché ti devi sputare? Vai davanti a Pietro. Cioè, Pietro, onestamente, ma se succedeva sta cosa veramente, con te ce la prendo. Meno male, perché sei giusto. Giuseppe. Perché stavi cadendo così in basso? Non per sminuire le squadre, però chiamando fatto senso che io male penso. E che schifo, però dai. Dico, prima di quando sono andato via da Mazzara, sono andato ad allenarmi per qualche giorno con loro e mi è sembrata una grande realtà. Poi giustamente come è giusto che le società facciano, mi hanno fatto sentire importante e quasi quasi stavo cedendo. Però poi... Diciamo che il buon senso... Non ci sono andato, ma non tanto per il Castelbuono, perché come società per me è una delle migliori. Ma forse è una delle poche che esiste, diciamo, come società. Tipo, più che altro, come ho detto anche alla società, è stata per una scelta appunto per la categoria, non per altro. Cefalù Monreale. Cefalù, ecco, questo non me l'aspettavo, è vero. Cioè, Polito Cefalù non me l'aspettavo. Polito Cefalù. Ninni, Cefalù Monreale. Dai. Monreale. Monreale. Parliamo di Polito, ricordiamoci che al Monreale c'è gente che di categoria. Anche l'allenatore, se Gio Maggi è uno che ne capisce di giusto che sei Gio un nostro amico e quindi... No, era per il fatto di prima. Aver agguantato i playoff al 92esimo, secondo me è un segno del destino positivo per il Monreale. È vero. Quindi Monreale. Pietro. Monreale è per noi. E noi andiamo a tenere. Allora. Allora, chi se lo... allora
per quello che hanno fatto durante tutto il campionato, lo meriterebbe il cefalo, il passaggio del turno. Però, però c'è sempre un però. C'è il fatto che negli allenamenti, dai, salvo, cioè, allora abbiamo due squadre veramente, il Cefaluca si allena ogni giorno, ripetute sul tipo l'allenamento di Rocky 4 sulla neve, sono andati con lo slittino a trascinare. E Omoriale dice, come fare che ho tagliato? Omoriale slitto, non farlo. E queste sono le partite più pericolose. Quindi, io sono per non allenarmi. Siamo attenti perché il Monreale è una grossa squadra e quindi può andare a fare. Ce la può fare. Poi abbiamo cosa i gemelli Cannolo, i fratelli del Cannolo, i fratelli Parisi. Salemi Dattilo. Dattilo Salemi. Abbiamo detto... i fratelli del Cannolo e poi l'amico tuo, il mister che ti fa tanto simpatia. Ah, esatto. Comunque, per ma me, poi si è capito che l'allenatore vero, chi dei due? No, ma credo che comunque è andato, come si chiama? È Putaggio quello giusto, Putaggio quello che era Mazzara. Il tuo amico. Si va da Putaggio a Putaggio. No, perché c'è stato un bel episodio. Tipo poi a Mazzara. Esatto. Un giorno vi faremo uno speciale su Mazzara Palermitana di che eravamo sì, io allenavo. Putaggio era allenatore del Mazzara. E quindi un giorno faremo uno speciale, esatto. Inviteremo. Saluto Putaggio. Infatti. quindi Salemi. Allora. Quindi tra Putaggio e i fratelli Cannolo, abbiamo che finito. Cosa succede? Abbiamo finito. Ah, che abbiamo finito. Eccolo che succede. Ecco il nome. Io te chiesa di mano, te l'ho. Va bene, amore, vai. Allora. Cioè, scusa, allora. Cannolo non arrivare ancora. Niente, Cannolo niente. Ci abbiamo parlato e non si è fatto sentire Renzo. Renzo, io ti voglio bene. E chi lo sa se Renzo alla fine. Però te la posso dire una cosa. A me a Salemi, onestamente, con tutto il rispetto, non mi lega niente. C'è un ricordo poco positivo dell'allenatore. Forza Dattilo? Forza Dattilo! Forza Dattilo! Due per il Dattilo. Mi piace. Ma c'è mai chi la casa? Vabbè, ovviamente non parliamo di Delfini Fulgatore perché... Delfini Fulgatore? Allora, Cristian, te lo giuro, per quanto ti voglio bene, se mi combinate uno scherzo col Fulgatore, prendo quella tuta rossa che hai sempre messa e gli do fuoco... davanti ai tuoi occhi, ma così fai piangi. Ma lui fa del fuoco, ricordati. Perché speri in un'assunzione, giustamente. Perché speri, pregati. Divisione fondo. No, ragazzi, non scherziamo. Nella macchina a casa, salvo. Andiamocene a casa. Tagliamo, chiudiamo. Allora, veramente, è stata una cosa meravigliosa e bellissima. Sì, se... io a Pietro lo vedo soffrire, mamma mia. Però guarda, è la passione. È la passione di chi? Ma vai su, signore, Bimo. E allora, dai, salutiamo i nostri ospiti. Salutiamo i nostri ospiti, li ringraziamo veramente in maniera meravigliosa. Iniziamo da Vini Sposito, un applauso! Il grande Giuseppe Pomito! Buonasera. Il numero uno. Il numero uno, il numero uno, l'avvocato gastronomo! E vince possiamo sempre. Fare degli auguri. Degli auguri, andiamo a toccare. No, auguri. Auguri. Gabriele Muto oggi compie 11 anni. Vero, Gabrielino! Un attimo, avvocato, stasera siamo in ansia. Stasera siamo in ansia perché c'è un evento importante per noi che siamo filo di due colori. Ma che male, ragazzi. Quindi voglio il pronostico di Benfica-Juventus. Benfica-Juventus 1-1 e poi ci qualifichiamo al ritorno. Buono, me la vado a giocare, bellissimo. Allora. Io dico una cosa, questa è una cosa che voi non sapete. Allora abbiamo scelto, che maniaco, Vince è maniaco, abbiamo scelto una televisione, dopo la faccio dove? Fica Razzi, e ora Ben Fica, e cioè, la vuoi smettere? No, casa in malato! Ci mancava solo che portava Pietro qualche giorno dell'Ecco. Dell'Ecco, e allora, di nuovo la musichetta, quella bella. Dai, adesso il numero uno! Dei procuratori Pietro Liberti, grande numero uno perché per noi nel nostro cuore è il numero uno e lo sarà sempre. Grazie, buonasera a Pasqualin e tutti i suoi. A cagare. Signori, ora rimaniamo tra di noi. Allora. Buonasera. Questo è il momento peggiore della trasmissione. Aspetta. Pietro, vedi che sta soffrendo. Senti per te. Allora, intanto ci va a cacciare un pannolone. No, c'è Peraino a fare queste cose. Allora, salutiamo Peraino che fece alla fine di un amico nostro in Lega. No, ti prego. No, allora dillo.
salutiamo, quando andiamo a dire che qua? Il torneo, allora il torneo dei ragazzi, la Mondello Cup, dove Canale 8 l'abbiamo coinvolta, e il Piccio non se ne vede, comunque vediamo. Ma se non di fare qualche venire, ma non è vengono, ah, vengono, detto, vengono. Ma quando quindi mai? Mondello Cup sarà i nostri prossimi appuntamenti, seguiremo i playoff, quindi ci vediamo quando? Ci vediamo quando ci vediamo, no, penso tipo adesso dopo i playoff faremo la puntata speciale, facciamo comunque sia per fare un punto della situazione e quantomeno diciamo vedere quello che è successo nei nostri campi, perché quindi ragazzi, seguiteci sempre sulla nostra pagina Facebook dell'edicola di Cattestorci. Se non ci volete seguire fa lo stesso, tanto siamo un casino, onestamente chi non ci vuole seguire ce ne freghiamo, di quelli a casa che vogliono fare polemiche con noi ce ne sbattiamo altamente. Un saluto a tutti gli allenatori che si sentono offesi dalle nostre persone. E un saluto a quelli che vogliamo bene, onestamente, perché vogliamo bene tanti e ci vogliono bene, ce ne sono di più, tanti, tanti di più, per quelli che se vogliamo discutere, i nostri numeri, cioè, telefonici, ce l'avremo. A me non mi inquietate che io sogno vecchio, ormai, pigliate per la guida. E giustamente mi lasciate in pace, l'andropausa è in combe, quindi giustamente non mi sembra il caso di forzare la mano. Comunque un grazie a tutti, un grazie ai nostri ospiti, un grazie a Canale 8 che ci ospita come sempre, anzi adesso abbiamo fortunatamente abbiamo l'avvocato della Somma in caso di denuncia, adesso ci fermeremo un attimo a parlare. E un saluto a Giuseppe Piraino, messo là sullo sfondo, ha fatto scenografia, che non ci ha portato l'acqua. Però un grazie a tutti, ciao mamma, ciao chi? Ma dai, andiamone. Basta, insomma.